In questo caso sarebbe stato un po' assurdo lavorare proprio sul linguaggio, sulla lingua. Quindi non ce lo siamo neanche detti, ma l'abbiamo proprio deciso a priori di scartare, perché in quel modo lì si tornava in maniera un po' più ferina attraverso il canto e il movimento a doversi confrontare con qualcosa di un po' più primario. Abbiamo lavorato sull'oggetto proprio, diciamo, del lavoratore, della condizione, perché riuscivamo a parlarne in maniera più compiuta e a capirci meglio. Perché la relazione partiva automatica. Diciamo, la nostra idea era quella di portare nello spettacolo qualcosa che potesse raccontare la mancanza di lavoro e la morte. Effettivamente questo canto è un canto che racconta di morte. Però noi lo ricantiamo sul palco con questo rituale di quasi di rinascita, che alla fine insomma, sembra che sia stato il punto in cui siamo arrivati a trovare una lingua nuova. È lì che c'è stata la canonizzazione. Siamo partiti da un canto toscano e abbiamo trovato qualcosa di assolutamente nuovo che ci appartiene. Adesso non esiste un sistema di comunicazione più radicale ed efficace della musica, perché non ha bisogno di. Non ha bisogno di parole, e come tutti quanti noi sappiamo, le trappole del linguaggio sono molteplici, anche parlando lo stesso idioma. E la musica è diventata il luogo in cui entrare e ciascuno mettersi in discussione con il proprio linguaggio, con le proprie esperienze, in qualcosa che magari appunto non è il nostro lavoro. Mi sembra che sia stato soprattutto un confronto sul metodo e sulla forma, cioè, oltre che il confronto tra le persone, il rapporto umano che si stabilisce. Però, visto che partivamo da una base comune, i punti di incontro sono stati proprio su questo, sul metodo di lavoro e sulle possibilità di trovare dei punti di contatto, proprio sul modo di entrare dentro uno spettacolo. Quindi per me l'aspetto più interessante è stato questo astrarre, questo cercare proprio questa astrazione, questo allontanamento, pur entrandoci dentro. E quello che poi è avvenuto nella parte coreografica, che io ho vissuto con la maggiore forza, proprio perché è un'azione fisica anche faticosa, e mi sono avvicinata al canto con paura, perché nel senso non sono una cantante. Per me è stato quasi un apprendere una nuova lingua, quindi... Ho visto la sicurezza di un linguaggio, quindi mi sono affidata totalmente rispetto a quello che poteva essere il mio incontro. E devo dire che mi ha dato proprio tranquillità. Quella cosa bella di questo progetto è che l'accento è sul processo, quindi il balletto civile secondo me era la compagnia ideale per fare un lavoro di questo tipo, perché è davvero un modo di lavorare che incuriosisce, che ti mette in gioco e allo stesso tempo appunto ti costringe a mantenere un'attenzione sulla relazione. Abbiamo iniziato a lavorare in campagna, cantando sul prato, suonando i balzerini, provando al San Nicolò, facendo queste voci, poi all'improvviso tutto questo si ricompone sul palco. Un momento di tenerezza, è un ricordo molto del momento in cui appunto Marchetto ha portato questi costumi, si sono vestiti per la prima volta, e il fatto che fossimo appunto dentro un museo, e ho visto proprio questi italiani, no, che ognuno di noi, essendo un italiano, vestito in quel modo lì, è proprio l'icona, no, dell'italiano, appunto il pizzaiolo, ma veramente in tutto il mondo.
Scusate, oggi ma è sonda di piccola. Domani sarà meglio. Sorry, the corn is not worth anything. Tomorrow will make better. Scusate, oggi ma è